Chi inventò il catenaccio? Non fu l'Italia, bensì la Svizzera del CT austriaco Karl Rappan. A dir la verità, Rappan applicava il nuovo modulo già da allenatore del Servette, ma fu il doppio incontro con la Germania negli ottavi di Francia 38 a consacrarlo definitivamente. Il catenaccio fu un'evoluzione del cosiddetto sistema. Il sistema era una sorta di 3-2-2-3, conosciuto anche come WM perché formato da una linea d'attacco a forma di W, ala, interno, centravanti, interno, ala, e una difesa a forma di M, difensore, mediano, difensore, mediano, difensore. Rappan non fece altro che togliere un interno, quindi una delle due mezze punte, e inserire un uomo alle spalle del difensore centrale, nel ruolo di libero si dirà poi. La Svizzera di Rappan attendeva compatta gli avversari e ripartiva poi in velocità. Un calcio tutto nuovo.